Bella a tutti ragazzi con Orgasmi che sono qui con un nuovo squad builder. Molti di voi mi hanno chiesto praticamente dall'inizio di FIFA 15 di portarvi una squadra oro skiller e perciò l'ho fatta. Però c'è da dire una cosa, che io non sono uno skiller, cioè proprio sono negato a skillare, per cui le clip non sono state registrate da me, ma ho assoldato Black Doom per farlo. Il suo canale lo trovate in descrizione, iscrivetevi perché merita davvero tanto, pubblica tanti video molto belli. Comunque sia, off top, fuori dall'off topic, siamo con questa squadra, usato il modulo 4-3-3-4, quello con il COC, comunque poco originale perché se ne vedono uguali o simili tantissimi, di tantissimi tipi, però vabbè, sostanzialmente sono cose che si possono fare. Fatemi sapere poi nei commenti se volete anche una squadra skiller argento, che secondo me è anche più divertente di quelle oro. Comunque fatemelo sapere. Partiamo subito con il portiere, abbiamo Hart in porta, che mi è parso già, non è la prima volta che lo uso, però mi è sempre piaciuto. Io ho fatto solamente due partite con questa squadra perché vabbè, non avevo tanto tempo, però vi posso dire che Hart è un ottimo portiere. Secondo me piazzamento e presa forse dimostrano anche qualcosa di più rispetto a quello che in realtà sono scritte qui sulla carta, per cui portiere che merita tantissimo e vale sicuramente i crediti. Poi terzino destro, ho utilizzato Micah Richards, che purtroppo non è velocissimo, però dalla sua parte ha sicuramente il fisico, che è molto, e la difesa molto buono. Peccato che comunque appunto non ha una velocità molto alta, tralasciando vabbè il dribbling, e anche il passaggio pecca un po'. Se avesse qualcosa di più sarebbe anche meglio come terzino, però comunque sia, per 800 crediti ci sta. Poi abbiamo Barzagli, ho utilizzato Barzagli, ma voi potete mettere Ugbona se avete meno crediti, o Chiellini. Barzagli è un ottimo difensore centrale, quest'anno ha anche più velocità e un work rate basso-alto, quindi sempre in difesa, non perde mai posizione, per cui davvero forse uno dei migliori DC del gioco, perché è veramente solidissimo, veloce, fortissimo in difesa, anche in fisico, e poi è abbastanza alto, quindi ci sta. Costa 5.000, secondo me gli vale anche lui. Poi abbiamo a sinistra Onuoha, che eh sì, è buono, è abbastanza OP come difensore centrale. Il problema è che ha poca difesa, secondo me, 75 di difesa per un oro è abbastanza basso come valore, quindi in difesa non è il massimo, però comunque sia, è pur sempre un buon difensore centrale. Poi a sinistra ho Tamata, che mi è stato espulso, vabbè. In realtà potete usare tranquillamente un terzino sinistro olandese che gioca come si chiama, in Eredivisie. Io vi consiglio come si chiama, Willems, anche se costa tanto, però comunque sia, vabbè, fate come volete. Poi CC Marchisio, che mi è parso un giocatore proprio tutto fare, cioè in grado di fare qualsiasi cosa. Poi con quel work rate alto alto lo ritrovate dappertutto, sia in attacco che in difesa che in panchina, dappertutto lo trovate. E quest'anno gli hanno aggiunto anche 4 stelle abilità, il che lo rendono molto più divertente da utilizzare. Costa tantino rispetto all'anno scorso, costa un po' di più, però comunque sia un ottimo giocatore. Altro ottimo giocatore è Leroy Fer, che divertente utilizzare, giocatore bilanciatissimo, tutte le stats sulla carta sopra il 70, e soprattutto c'ha un 86 di fisico che è veramente impressionante, e anche lui ha work rate alto alto, comunque sia, rende abbastanza bene come giocatore, prezzo non troppo esagerato, quindi buon giocatore. Poi abbiamo qui Douglas Costa, e volendo potete mettere, vabbè, ne parliamo dopo. Douglas Costa l'ho voluto mettere sostanzialmente perché mi piace come giocatore, è molto divertente da utilizzare, 5 stelle abilità, veloce, ottimo sinistro, poi vabbè, a 3 stelle piede debole, se ne avesse almeno 4 sarebbe anche più forte sicuramente, però comunque sia come trequartista è molto 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 forte, anche perché poi costa poco. Poi abbiamo per esempio come AS Depay, 5 star skiller quest'anno, che purtroppo però ha 2 stelle piede debole, giocatore molto buono, che grossa velocità, discreto tiro di destro, perché di sinistro come potete vedere appunto 2 stelle piede debole non sono molto. Anche il passaggio è aumentato di molto rispetto all'anno scorso, però è sempre bassino per essere comunque un giocatore oro. Però vabbè, di dribbling poi fisico è molto molto buono e il prezzo è abbastanza basso. Poi abbiamo qui Tyson, come dicevo potete mettere come COC e come ATT, volendo anche Chikawee e Kermiti,
Che cavolo ne so, basta che facciano Perfect Link. Tyson è un buon giocatore, a dir la verità, perché è molto veloce, ha un buon tiro, una buona finalizzazione. E di per sé ha anche un ottimo dribbling con 4 stelle abilità, quindi è anche divertente da utilizzare come attaccante. E poi, cosa che non hanno tutti gli attaccanti, è 72 di passaggio, quindi un buon passaggio. Potrebbe tranquillamente fare la seconda punta o un trequartista volendo. Potete anche invertire Tyson e Douglas Costa a vostro piacimento, o comunque cambiarli. E poi andiamo con il giocatore, secondo me, più divertente, cioè Cuadrado, veramente un ottimo giocatore, che ha una velocità e un'agilità veramente impressionanti, però il suo costo, è, devo dire la verità, è molto elevato, quindi non reperibile magari per chiunque, ecco. Però di per sé ha, oltre a una grossa velocità, tantissimo dribbling, fortissimo nel dribbling, praticamente salta chiunque con grande facilità, e un ottimo tiro. Peccato che lui, essendo destro e giocando a destra, rientra col sinistro e avendo solo 3 stelle piede debole non è il massimo, però comunque sia, va bene lo stesso, ecco. In alternativa, se non avete i crediti per Cuadrado, potete prendere, che ne so, Nani o come si chiama, Quaresma, ecco. Da fare il link con i giocatori portoghesi, magari vi mettete William Carvalho o Cedric qui. Comunque raga, la squadra è questa, adesso ci sono le clip registrate, ricordo, da Black Doom, link del suo canale in descrizione. Come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace, 300 mi piace, uscirà un nuovo video, e vi invito a scrivermi nei commenti innanzitutto se voi siete capaci a skillare, perché io proprio non sono proprio negato. E niente, se volete anche una squadra skiller argento, proverò a fare anche quella. Ovviamente iscrivetevi al mio canale, alla pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come sempre in descrizione. Adesso vi lascio le clip, ci vediamo al prossimo video. Bella raga. It's got nothing.